Chiama uno del pubblico a caso. Chiama quello giusto perché... Sì, guarda di là, guarda di qua, sta lì, ecco là. Perfetto, bravo, è lui! Bravo! È lui! Bravo! The bravo. Prince! Bravo. The Prince! Il principe! Quello che eleva nobilmente il cabrio flipper, che cosa state ridendo là dietro? Principe, che ci ha attaccato dietro? Com'è? Niente. The Prince! No, The Queens. The Queens è la regina, ma questi americani lo conoscono proprio. The Prince, no, The Queens. Lei se la sente di recitare? Sì, me la sento. Lo chiediamo al pubblico. E fa tutto da solo? Si sta allargando. Che è dal pubblico. Volete la poesia? No! La vogliono! Hai visto? La vogliono! Entusiasmo generale proprio. Bravo. La vogliono! Attenzione, che è arrivata una cartolina dal militare. Sì. Allora aspetti, prima della poesia, c'ho un business col principe, capito? Cioè, principe, tu vai al militare. Sì, ma la militanza. Sì, ho capito. Metti che scoppia una guerra. No, perché se te vedono a te una guerra scoppia di sicuro. C'ho già in the micropation the business. Do you know the business? Capisci the business? Ma che capisci? Ma stai zitto, stai zitto. Allora, stammi a sentire i mortacci, tu non scappa la parola. Il business. E non ride, e non che tu lo sbaglierai. Allora tu prendi due bombe. Allora, a guerra. Due bombe? Tu bomba. Tu bombe? No, tu prendi... Tu... Stai zitto che mi mandi in casino qua. Tu prendi tu bombe. E se ripete, ma l'americano è così. Lanci queste... Ne lanci una. Una, perché è il business. Una. E l'altra chi se la piglia? La prendiamo noi. Noi. E certo. Noi. No, no, la prendi tu la bomba, principe, no? Noi. Sta allargando. La bomba te la prendi tu. Per non prendere la bomba, leggi la poesia. Se la sente? Sì, me la sento. A te è arrivata la poesia. Impostiamo la voce, principe. Una cosa che non abbiamo mai fatto, impostiamo la voce. Sì, impostiamo la voce. Sì. Il militare. Sì, un po' più bassa, tipo. Il militare. No, un po' più bassa di tono. Il militare. Guarda che alla ventesima... Il militare. C'è azzecca. Ho detto bassa, poi strilla, no, capito? Ci stava quasi a zecca. Il militare. Reci. Uguale. A tua sorella. Legga, legga! L'altro ieri mattina mi è arrivata la cartolina! Bella, ecco là. Vabbè, basta. Per l'aria, per mare, per terra, mi aspettano per vincere la guerra! Fai pure un po' di gestualità come Gaslan, così, dai. Ecco, poi. Già mi vedo comandare un battaglione. Ce la voglio. Già mi vedo colpire col cannone. A quale cannone? La notizia è ufficiale. A quale? M'hanno fatto generale. Siamo rovinati. Ah, guerra, quando la vinciamo? Quando hanno visto te hanno cacciato tutti i re, regine, cavalli e pulina. Figure se vinciamo la guerra con lui generale. Dai. Sono un mostro, San Vigario. Mamma sono mia. Un vecchio mercenario. Eccola. Con il mito faccio orrore! Scusa, principe, non si è capito. Con il mito faccio orrore! Perché orrore come... Orrore! È pappagallo di Robinson Crusoe. Faccio orrore! 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 Vabbè, vai, no! Perché faccio la guerra, non faccio l'amore! E questo si sapeva! Bravo, principe! Bravo! Grazie. Bravo principe, bravo, ma dove vai se la banana non ce l'hai? Basta così, contento prima sì, di partire. E allora vai principe. Vado! Vai in guerra e bam! Vado! Ammazzato, vai! Io penso, esageriamo, prendiamo l'ultimo, eccolo là, il principe! Venghi! Venghi sul palco scenico! Principe, il professore mi ha dato una poesia, che sarà questa penso? Sì, è questa. È questa? È sicuro? Sicuro. Bene, allora prepariamoci, lo volete voi? No! Lo volete? Principe lo voglio, non lo voglio, voglio. Lo voglio, non ti preoccupare che lo vogliono qua. Sembra carnevale, ma invece lo è. Lo è. Visto principe sono sì. Già tutti in costume di tutti carnevale. Mascherati. Sì, ma il loro costume è brutto. Complimenti per il suo invece. Devo dire che la sua maschera è proprio bellina. Ha visto anche Teresa? Sì, l'ho visto.
È mascherato. Anche il pianista. È mascherato. È mascherato. Mascherata a me. Sì, mascherata non è ancora addosso. Mascherata a me. Sì, mascherato. Era un pappagallo. C'ha la faccia d'arabo. State zitto, che se lui è un pappagallo tu sei insieme le girasole. È così. Beh, lascia perdere, principe, è plebaglia. 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 Dimmi, playboy. Plebaglia. Ma che playboy? Ho detto playboy. Plebaglia. Playboy. Ha detto bene, playboy. È arrivato pure Beccamonte, eccolo. Stai zitto. Il principe, amico mio, di cultura elevata, c'ha da leggere la poesia. Sì, la poesia. Il titolo? Imposta la voce. Killer. Il titolo? Killer. Sì, killer. Sì, però come killer. 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 Uguale. Preciso. Ah, tu sorella, vai, principe. Sono un killer di professione. Mi dai un milione, ammazzo quattro persone. Mi dai la milionata e ti ammazzo tua cognata. Sai che poesia. Ti conviene pregare Dio quando dietro la porta ci sono io. Bravo, principe. L'uomo avvisato, meglio salvato. Ma se mi guardi sei fulminato! Sono ospitato con tutto il creato, sono ospitato con mio cognato! Ma chi sarai mai? Sono un maledetto sanguinario e se mi devi, devi pregare tutti i santi del calendario! Bravo! Bravo! Il principe che ha dato l'idea di questa poesia con gli occhi iniettati di sangue, di sangue. Mi pare una bestia feroce, ma bravo, bravo principe, bravo, bravo, vai, vai, vado, vai, 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 vado, vai, vado, vai, vado. Ammoli ammazza, guardi, ammazza. No, lei mi dice di sì, ma non vedo una faccia da uno che ha capito, insomma. Io le stavo dicendo, vede la bottiglia con i soldi? Arcinoto si infila dentro i soldi per pagarci l'affitto. Adesso io cosa faccio? Una furbata. Raddoppio i soldi che stanno nella bottiglia, capito? Ha capito? Sì, ho capito. Ecco, io guardando il mio libretto raddoppio i soldi che stanno. È un esercizio, guardi, complicato. Sì, questo esercizio è molto facile. È facilissimo. È molto facile, è facilissimo. Se non la le dico, lo faccia lei. Dai, è molto facile, lo faccia lei. Sta morendo. Principe! Principe! La bottiglia dei soldi! La bottiglia! Che fum! La bottiglia con tutti i soldi! Attacci! Sono stato bravo! Ma che è stato sono bravo? Ma che è stato bravo? Ma è stato fatto? Bravo! Bravo! Ma io sono bravo! La strozzo, principe! La strozzo! Bella gente, bel locale! Cosa urla che mi spaventa tutti i denti? Aspetta, principe! Ma cosa c'è davanti? Lo specchio da urlare così? Cosa c'ha davanti? Mi è arrivata Caterina! Ho capito, ma io che sono il principe Gustavo Altomondo, mischiato con la preba! Cosa fa lei? Sono mischiato con la preba! Mi? Mischiato! Allora dica tutto attaccato, non mi schiato con la preba, se non si capisce niente, mischiato con la preba, perché deve andare a militare, faccia vedere a me. Lei deve presentarsi alla caserma, lei, in caserma. E non gridi che mi spaventa tutta la gente, poi cosa vuole che gliene freghi uno come lei? Va lì, dice, io sono il principe Gustavo d'Altomordo. Minimo, 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 se non lo fanno, le danno un letto a castello. Pubblicità, non può gridare. Piacere, mi spaventa. Mamma, io non posso partire per militare. Io sono il principe Gustavo d'Altomordo. Ma stai calmo, figlio mio, stai calmo. Provvederò, vedremo, faremo. Hai parlato con il generale di corpo d'armata? Vediamo, veramente ho parlato col corpo armato del generale o hai con l'armata? Hai parlato col generale di corpo d'armata? Ma col generale armato? Ma sì, con i battaglioni. Sì, non ti preoccupare. Col generale di corpo d'armata? Sì, col corpo d'armata. Va bene, parlerò, parlo. Il generale è ufficiale. Sono cose che capitano il promo film. La vendetta per un innocente ingiustamente. Grazie di tutto! Applauso a Brasile! Sono rovinato. Tutto per colpa di questa schifosissima traduzione. Rovinato sono, la signora Crudelia mi caccia, sono sicuro che mi caccia.
sono dovuto a salutarla. Ma vada via, adesso non so salutarlo qua, in un momento così drammatico. Dove va, principe? Vado a militare. Ma l'hanno presa? Sì, ma tornerò presto, perché ci penserà la mia mamma. Cioè, lei va a militare ma torna presto, sì, perché ci pensa... Sì, ci pensa la mamma, sì. Ci pensa lei, la mia mamma. La mamma, sì, la mamma, non è... Lo sappiamo. Cosa sa il principe, cosa sa la mamma? Senta, ma mi tolga una curiosità, mi fate fare l'ultima risata, perché tanto lei parte, ma parto anch'io perché mi cacciano. Dov'è che la mettono lei a militare? Al reparto traduttori. Traduttori? Perché? Sì, al reparto traduttori, perché sono laureato in... Sono laureato... Cosa? In economia e commercio? In scienze politiche? Se è nel reparto traduttori, in che cosa è laureato? In lingue. In lingue? Ma vediamo, insomma... In lingue? Sì, in lingue. Lei la mettono nel reparto traduttore perché è laureato in... Laureato in lingue. Lo ripeta, è laureato in... In lingue. In... Lingue. In lingue. Principe, lei, non... lei lo sa quanto io l'ho sempre stimato, io guardi, l'ho sempre portata un palmo di mano in questo locale. Lei lo sa, vero? Sì, lo so, lo so, e come lo so? Una sciocchezza, prima di andare via, ci avrei qui una traduzione, sono una centinaio di pagine. Me la dia. La fa lei? Sì, la faccio io. In un attimo? Sì, in lei... 5 minuti. In 5 minuti? Sì, in 5 minuti. Si accomodi, principe, qui c'è la traduzione. Magari vuol qualcosa da bere? Sì, una gazzosa. Ma che gazzosa? Principe, champagne! Due tartine di caviale, magari da mettere assieme. Va bene, due tartine. Magari anche quella che faceva la lambada prima la mettiamo qui da parte, non si sa mai. Va bene, sì, certo. Lasciatelo tranquillo, mandate sta pubblicità. Mettiamo anche l'altra qui da faccia, penso, faccia. Mi fa solo la controscena, solo la uno mi fa la controscena, le altre via. Via da...